Stasera vi parlerò di una qualcosa di abbastanza particolare, di un hobby che è un po' più di un hobby, di una filosofia che è profondamente radicata in questo hobby. Diciamo, noi lo chiamiamo ham spirit, dove ham in questo caso non è ovviamente un prosciutto, ma è il nomignolo che noi, con il quale normalmente noi radioamatori ci identifichiamo. Permettetemi anzi di spiegare un po' chi sono i radioamatori, perché non siamo molto noti. In generale uno è portato a pensare che chiunque parli per radio, chiacchieri per radio, sia radioamatore. In realtà la cosa è molto più complessa, perché il radioamatore è un servizio esattamente come tutti gli altri servizi, come la radiotelevisione, il servizio marittimo, il servizio aereo, così come è definito dall'ITU, che è la Compagnia Internazionale delle Telecomunicazioni, che dà una definizione molto chiara: è un servizio di radiocomunicazione a scopo di autoformazione, comunicazioni interne e indagini tecniche effettuate da amatori, ovvero persone debitamente autorizzate, interessate alla tecnica della radio esclusivamente a scopo personale senza interesse economico. Quindi diciamo che quello che ci muove è un interesse di tipo sostanzialmente scientifico. La differenza rispetto ai servizi professionali è che noi non siamo motivati da nessun tipo di interesse economico, ma solamente di conoscenza personale. Quindi sostanzialmente l'interesse è tecnico, siamo in larga parte autocostruttori, quindi costruiamo le apparecchiature che utilizziamo, e dove il termine amatore è da intendersi non come dilettante, che dalle nostre parti normalmente non è un termine spesso è utilizzato in contrapposizione a professionista, per dire qualcheduno che le cose le fa in maniera non corretta, ma come esattamente come non professionista. Noi siamo persone che le cose che fanno le fanno per diletto. Per diventare di amatori bisogna fare degli esami. Successivamente, una volta superati degli esami sia di natura tecnica, di natura legislativa, sia una licenza, con la licenza si ha un nominativo, che è quelli 8Z6 che avete visto, che è il mio nominativo, che sostanzialmente è una targa che noi usiamo ogni qualvolta operiamo via radio. Attualmente noi abbiamo allocate tutta una serie di bande di frequenza, dalle onde lunghissime alle microonde, che ci consentono di fare sperimentazione, perché lo scopo che abbiamo essenzialmente è uno scopo di sperimentazione. Chiaramente, essendo radioamatori, per poter fare collegamento dobbiamo essere almeno in due. Questo ci ha spinto a mettere a punto un codice, una serie di, diciamo, un codice etico, anche se non lo potremmo definire così, che è stato scritto da un radioamatore nel 1928, un radioamatore americano che si chiamava Paul Segal, Whisky 9 Echo Echo Alpha, che ha scritto questa serie di regole. Quella che ci interessa di più fra tutte quante è la regola numero 8, che dice che il radioamatore deve essere amichevole, si adegua alle capacità del corrispondente, dà consigli e notizie ai principianti, offre cortese assistenza e collaborazione verso gli interessi di altri radioamatori. Questi sono i requisiti dell'ham spirit, che significa che nel nostro campo chi fa il radioamatore comunque verso altri radioamatori ha dei rapporti assolutamente informali, è sempre pronto a condividere la propria conoscenza, e che se due persone ci sia, casomai, dalla parte un premio Nobel, dall'altra parte uno studente, non fa nulla, perché nel momento in cui si parla di radio, di tutto ciò interconnesso, si sta sullo stesso livello, sullo stesso piano. Le competenze professionali vengono condivise in ambito amatoriale. C'è una grande forza dell'associazionismo. Noi italiani forse in questo siamo meno bravi, però nel mondo in generale le associazioni di radioamatori sono molto forti, ed è un metodo che è stato messo a punto forse in maniera naturale per garantirci la crescita, perché ovviamente lavorando in attività che io definisco di frontiera, cioè in zone della comunicazione che casomai non sono state ancora esplorate da nessuno, o hai questo metodo, quindi o tu sei disponibile a dare la tua conoscenza per averne in cambio la conoscenza dell'altro, quindi mettere insieme le forze e crescere, oppure non si va da nessuna parte.
e una rilevante fetta di radioamatori oggi è impegnata nella sperimentazione di frontiere. Però in questo discorso vi pregherò di fare un salto con la fantasia e con la memoria. La memoria che per chi ha la mia età, di quando non esistevano i telefonini, non c'era internet, si andava solo con le cabine telefoniche ed era anche difficile fare le telefonate in teleselezione. Per chi è più giovane, di immaginare questo mondo, che oggi è diventato anche strano perché siamo tutti connessi, tutti quanti abbiamo la propaggine che ci collega al resto del mondo, ma così non è stato e vedremo dopo, anche oggi in qualche situazione così non è. L'idea di costruire un satellite radioamatoriale è nata a Redondo Beach Club. Redondo Beach è un sobborgo di Los Angeles, nel 1958, poco dopo il lancio dell'Explorer 1, che è quel satellite che vedete lì sopra, che è stato il primo satellite statunitense e sostanzialmente è stato il primo satellite scientifico a essere messo in orbita. Venne a questo gruppo di radioamatori di questo club perché fra loro c'erano tecnici della TRW, che era un'azienda impegnata nel settore missilistico e dei semiconduttori, costruiva il booster Atlas, che è stato uno dei primi lanciatori della storia dell'aerospaziale americana, e della Lockheed, che invece facevano il secondo stadio, che si chiamava Agena. Questo gruppo, insieme a un altro gruppo di università americana, diedero vita a quello che si chiamava Project Oscar, dove Oscar è un acronimo a cui gli americani sono molto cari, che stava per Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio, cioè satellite orbitante che porta apparecchiatura per radioamatori. Progetto che nacque nel 1959, con un'idea molto folle, che era quella di sostituire delle zavorre che venivano utilizzate per equilibrare il carico dei missili con un satellite artificiale costruito dai radioamatori. Tenete presente che all'epoca non esisteva la missilistica civile, nel caso particolare non c'era ancora manco la NASA, tutta questa operazione veniva fatta dai militari. Quindi era un processo estremamente complesso, perché rendetevi conto, siamo in un momento in cui l'America aveva lanciato ancora il suo primo missile, tutto era fatto in ambito militare, siamo nel periodo d'oro della corsa allo spazio, però questi ci pensavano e sono messi a lavorare. Ci hanno messo 3 anni per fare questo discorso. Questo che vedete è il capo progetto di questo gruppo, si chiamava chiama perché è tuttora vivo, Lance Jenner, ed era un tecnico della Lockheed. Assieme ai colleghi della TRW, è la TRW che ha fornito gratuitamente i transistor utilizzati nello star finale del satellite, si sono messi a costruire quell'aggeggio che vedete sotto le mani di Lance, che se vedete ha una forma molto strana perché era fatto proprio per sostituire una zavorra, quindi un carico che sarebbe andato perso. Era la prima volta che qualcuno pensava di lanciare un satellite come carico secondario, cioè nel senso che prima, in quegli anni, viste che l'esperienza era anche relativamente poco, i lanci venivano fatti un missile, un satellite. Quindi non esistevano neppure i meccanismi per poter espellere questo prodotto. Ebbero una grande idea di costruire un sofisticato meccanismo acquistando una molla da un locale negozio di hardware, un Walmart, che costò la bellezza di 1,68 €. Morale della favola, il satellite costò tutto completo solo $70. Qua vedete una versione di una delle prove che sta in un museo in America, è entrato in orbita il 12 dicembre 1961, caso strano, assieme a un satellite Corona, che era un satellite spia americano. Durò 3 settimane perché andava a batterie, quindi dopo 3 settimane le batterie si scaricavano, trasmise un messaggio in codice Morse che fu ricevuto da più di 600 radioamatori di tutto il mondo. È stato il primo satellite non governativo, il primo satellite commerciale, potremmo utilizzare questo termine, e ha aperto la strada dei cosiddetti piggyback satellite, che sarebbero i carichi secondari, che oggi sono diventati un meccanismo normale per lanciare satelliti nello spazio. Quella che vedete, Samantha Cristoforetti, che è una radioamatrice anche lei, Z0UDF,
mentre quella scatola blu è il trasmettitore ATV che sta a bordo dell'ISS, della Stazione Spaziale Internazionale, che è stato costruito da Amsat Italia e che serve per trasmettere con una sorta di digitale terrestre, però in questo caso amatoriale, immagini immagini televisive. La Stazione Spaziale Internazionale ha un progetto che si chiama ARIS, che serve per trasportare il sogno dello spazio nelle scuole. Prevede una serie di collegamenti che è fatta tramite radioamatori, che ARIS sta per Amateur Radio on ISS, che sarebbe la Stazione Spaziale Internazionale. Sviluppare in ambito spaziale non è solo mettere in orbita il satellite, ma questo poi diventa una palestra di studio e di conoscenza per chi da terra quel satellite lo deve operare. Ma passiamo a una palestra un poco più, a dei sogni un po' più, diciamo, terra-terra, torniamo sulla terra, e parliamo di comunicazioni digitali. Questa è la mia stazione all'incirca nel 1980, tra l'80 e l'81. Come vedete, sulla destra ci sono le apparecchiature, sulla sinistra c'è un home computer di quegli anni. Una delle prime volte, al di fuori dei grossi sistemi di calcolo, il calcolatore non era più uno strumento per fare i conti, ma diventava uno strumento di comunicazione. Con il software noi utilizzavamo quelle macchine per collegarci uno a uno. Quindi dietro una tastiera c'ero io, dall'altra parte c'era il mio corrispondente, quello che scrivevo io appariva sul monitor del corrispondente, quello che scriveva lui appariva sul mio monitor. Il passaggio successivo qual è stato? Logico, quello di passare a sistemi automatici. Siccome queste erano le aree di frontiera, quindi aree nelle quali non è che uno andava al negozio e dice scusate, mi date un sistema di questo genere, veniva fuori quel discorso che facevo prima, che era quello dell'AM Spirit, il fatto di condividere, quindi di dire quello che è la mia esperienza e la metto a disposizione degli altri. Questo è un progetto, è un mio progetto, che prevedeva sia la realizzazione dell'hardware necessario, perché comunque serviva un po' di elettronica per fare questo discorso, sia di software, che era dato in maniera completamente aperta. Quindi ognuno poteva prendere il software, integrarlo, modificarlo e farlo e farne quello che voleva. Fu così che nel nostro ambito cominciarono a nascere le BBS. Le BBS cosa sono? Oggi come oggi parliamo di archeologia informatica, ma erano dei sistemi attraverso cui ognuno poteva collegarsi a questa macchina tramite un computer e un modem, prima in campo radio, poi in campo telefonico, lasciare messaggi, leggere messaggi di altri. Quale fu il passo successivo? La disponibilità dei modem intelligenti, i cosiddetti smart modem, che potevano essere collegati al calcolatore e programmati. Questa persona che vedete sulle spalle è un invalente informatico americano, Tom Jennings, che è stato la prima persona che ha detto ma perché non proviamo a collegare un BBS con un altro e a cercare di costruire una rete? Nasceva Fidonet. Questo che vedete sulle spalle è il welcome message della mia BBS, che è stata la prima BBS italiana. E Jennings ha dichiarato in maniera esplicita che quando ha avuto l'idea di dire colleghiamo queste due macchine l'una all'altra, l'ha fatto con lo spirito dei radioamatori, proprio ha usato questo termine. In effetti noi abbiamo ereditato questa filosofia, l'abbiamo implementata in maniera completa in quella che era la logica di fondo di questa rete. Fidonet era una serie di BBS che venivano installate su dei normalissimi PC. Gli utenti potevano collegarsi a questa BBS. Qui vedete delle videate di come funzionavano le cose, collegandosi, autenticandosi, nome utente e password, come facciamo attualmente con tutti i sistemi che utilizziamo anche oggi, uno aveva a disposizione una serie di aree di comunicazione, nel senso che c'erano delle aree pubbliche dove uno poteva lasciare messaggi che venivano letti da tutti, quindi sostanzialmente erano delle aree di discussione tematiche, facendo un riferimento abbastanza normale, un po' come i gruppi Facebook, per intenderci. Dopodiché c'erano delle aree di messaggistica privata, nel senso che ogni utente poteva
scrivere ad un altro utente e chiaramente più o meno come i messaggi di posta elettronica. C'erano delle aree file, quelle che vedete in basso, che erano invece dei grossi contenitori, grossi per l'epoca, parliamo di qualche decina di megabyte, in cui si potevano lasciare file, documenti e qualsiasi cosa fosse di interesse comune. Stiamo parlando dell'85, in questo caso, 85-86, quindi di tempi in cui, ripeto, internet non esisteva ancora e ARPANET stava ancora in condizioni particolari. Considerate che l'Italia si è collegata ad ARPANET attraverso il CNUCE di Pisa nell'aprile dell'86. L'unica regola che ci gestiva dal punto di vista, diciamo, delle relazioni sociali era una policy che era basata su due concetti molto chiari. Non si deve disturbare troppo gli altri, non ci si deve seccare troppo facilmente, che sembra una banalità, che però nell'atto pratico, unita alla presenza del SISOP, alla moderazione delle aree, ha fatto sì che almeno noi in Italia non avessimo problemi. E uno dei ricordi più belli che uno può avere a distanza di tanto tempo è che tante delle persone con cui abbiamo condiviso questa esperienza, io sono stato coordinatore fino al 92, ma dopodiché sono stato ancora qualche altro anno in rete, tuttora oggi siamo rimasti in contatto e ricordiamo con grande piacere quest'epoca, questo periodo. Quindi questo dimostra che poi alla fine poche regole, se lo spirito è quello giusto, possano metterci nella condizione di fare cose che altrimenti da soli non saremmo mai stati in grado di fare. Ora, da un ricordo bello quale può essere questo, passiamo a un ricordo che sicuramente è molto più angosciante. Sviluppo dunque di conseguenza dovrebbe diventare tutto più snello perché c'è il problema dei posti di blocco. Aspetta, ci si piega. Malvano, avanti Malvano. Scappa Malvano, allora, mi sembra ti interessa qualche stazione di potenza. Vediamo un po' se c'è qualche stazione di potenza in frequenza e poi eventualmente fate questi greca. Qualche stazione di potenza, 3 Milano ancora utile con Malvano in frequenza. La potenza in VHF, solo in VHF, sono operati di traffico, lo puoi immaginare, per informazioni, per tutto, mi raccomando, MAO, solo coordinamento, cambia. Queste che avete sentito sono comunicazioni che sono state registrate la sera, la sera del 24 di novembre, quando Potenza e tutta l'area interessata dal sisma di Irpino e Basilicata fu colpita dal terremoto. I radioamatori hanno avuto sempre un'attenzione molto viva verso il proprio territorio. Nel decalogo c'è un punto specifico che dice che il radioamatore deve essere impegnato per la propria città, per la propria comunità e per la propria nazione. Io allargherei il discorso al mondo tutto. Fin dal 1951, quella che vedete in alto alla sinistra sono radioamatori su una barca nell'alluvione del Polesine. Sulla destra ricordi dell'alluvione di Firenze del 68, ma quello che, diciamo, ci ha fatto più specificatamente pensare che era necessario organizzarsi in maniera pratica è stata l'esperienza del servizio fatto in occasione del terremoto del Friuli del 1976. Ci siamo dotati all'epoca di un corpo che si chiamava Corpo Emergenza Radioamatori, CER, perché l'attività di assistenza in caso di emergenza non si improvvisa, non è una cosa che si può fare in maniera estemporanea. Ci sono una serie di elementi che vanno considerati, ve ne cito solo alcuni. Innanzitutto bisogna essere completamente autonomi dal punto di vista del vitto, dell'alloggio, dell'alimentazione, perché chiaramente le apparecchiature hanno bisogno di energia elettrica, altrimenti si è d'intralcio. Bisogna avere capacità di allestire i sistemi di comunicazione, perché dipendono da quelle che sono le esigenze del territorio.
bisogna avere una cosa che sembra una banalità, ma è quella di comunicare senza alterare il messaggio. Cioè, nel senso che io devo essere in grado, come radioamatore, di far sì che un messaggio parta e arrivi a destinazione senza essere modificato, senza perdere delle parti o senza che altre parti ne vengano aggiunte. Il risultato di questa esperienza è stato quello di aver contribuito nella maniera che potevamo avere per portare soccorso alle nostre popolazioni. Vi ringrazio. Buona serata.